Serie d'estate in Irpinia, il sindaco di Volturara, avvocato Marino Sarno, ai nostri microfoni. A Volturara è un proliferare di manifestazioni in queste ore. È una bellissima estate, devo dire la verità. Al di là delle manifestazioni, la manifestazione più importante è proprio il paese, che sta risplendendo di una bellezza particolare. È un proliferare di manifestazioni, ma soprattutto è un'invasione di persone, e di questo ne sono orgoglioso. Non mi prendo i meriti, non più del dovuto, perché il mio orgoglio è che ho visto una comunità, e quando parlo di comunità parlo anche di associazioni, movimento, che ci credono di nuovo nel paese e si stanno avendo dei risultati straordinari. Tra l'altro, sindaco, l'afa di quest'estate e il clima di Volturara, una bella risposta anche questa in termini proprio di ambiente. Molte persone della provincia che ho avuto il piacere di incontrare durante qualche passeggiata estiva mi dicevano che si doveva pagare il prezzo solo per l'aria di quella serata, solo per entrare a Volturara. Invece no, in Volturara è orgogliosa di questo, che moltissime persone vengono di sera, di pomeriggio, dove possono fare delle escursioni in montagna o nella piana del Dragone. Quest'anno abbiamo fatto un esperimento, abbiamo fatto per la prima volta insieme alla Proloco la festa del Casaro. E ho visto i tre casari di Volturara fare un'unica mozzarella in piazza. Per me è il simbolo della ripresa, è il simbolo, è l'immagine che vorrei mettere su ogni richiesta alla regione sui PSR. È importante questo cambio di cultura, l'unione porta sempre qualcosa in più. Io sono d'accordo con la Coldiretti quando dice che c'è un aumento del turismo, il dato è in crescita per il turismo in Irpinia, ma molto dipende anche dai prodotti agricoli irpini. È questa la forza, turismo, prodotti agricoli, ma soprattutto metterci insieme tutti i comuni e tutti i paesi e spendere le proprie peculiarità all'interno di un grande progetto di sviluppo dell'Irpinia.